Professionalità, prossimità e gratuità sono le parole chiave del progetto che prevede la creazione di una rete di sportelli sociali nel 10° municipio. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alle politiche sociali, è stata presentata in aula consiliare. In cosa consiste questo progetto? Abbiamo pubblicato un avviso pubblico, hanno 60 giorni di tempo, gli sportelli sociali che sono già attivi per lo più nel municipio possono aderire a questa rete, e vale a dire sia agli sportelli che fanno anche altre attività come i CAF, che però dedicano un tempo della loro apertura a sportello sociale, quindi è un'attività gratuita per i cittadini e per il municipio, sia le associazioni benefiche. Qui ci sono nel municipio tanti sportelli sociali, perché si sente forte l'esigenza. Noi li mettiamo in rete perché loro ci possono intanto aiutare ad arrivare in tutto il territorio così vasto, anche geograficamente, ma anche svolgere quell'aiuto alle persone che il municipio non svolge, accedere alla pagina INPS con lo SPID. Anche chi ha lo SPID, soprattutto le persone anziane, ma non solo, hanno difficoltà a entrare nella pagina INPS, oppure i genitori da iscrivere i bambini a scuola. Ci sono tanti problemi che sono legati alla povertà digitale, quindi noi contiamo, mettendo in rete tutti questi sportelli, chiedendogli ovviamente di dare certezza circa la professionalità degli operatori, la gratuità dell'intervento, e noi gli diamo da parte del municipio, avranno il nostro logo, ma avranno anche un contatto privilegiato con i servizi sociali, cioè un giorno a settimana, adesso poi stabiliranno gli orari, gli operatori di questi sportelli si relazioneranno direttamente con i servizi sociali e potranno così dare informazioni subito agli utenti che si rivolgeranno a loro. È chiaro che il municipio deve fornire un certo tipo di servizi di prossimità, lo fa insieme alla ASL, abbiamo il PUA e il punto unico di accesso, però sapere che possiamo mettere in rete, in collaborazione, quindi in contatto immediato, una serie di sportelli già esistenti che fanno un'azione di volontariato importantissima, quindi metterli in rete, metterli in collegamento è fondamentale, cioè ci aiuta a stare vicino ad ogni cittadino in maniera più immediata, più diretta.